Innanzitutto grazie, grazie dell'introduzione, perché molti di voi non sanno chi sia Assogenerici. È l'associazione industriale che rappresenta le aziende produttrici di medicinali equivalenti e di biosimilari, vale a dire i prodotti di cui è scaduto il brevetto. Perché siamo qui? Primo, perché vogliamo portare la nostra testimonianza per quello che facciamo, abbiamo fatto e potremo soprattutto fare. Secondo, perché la collaborazione col banco farmaceutico non mi ricordo più da quanto duri. Io sono venuto qui parecchie volte, gli ultimi 2 anni per altri motivi non sono venuto, ma sicuramente siamo stati sempre presenti a questo meeting. Sempre presenti a questo meeting perché crediamo nell'azione del banco farmaceutico, quello che ha fatto e quello che potremmo fare di più, e vedremo poi nel corso di ciò che andrò a raccontare. Il problema della povertà sanitaria è una realtà tristemente nota e ben documentata anche dal video che abbiamo visto prima. E rimbalza continuamente sui tavoli della politica sia italiana che internazionale, e con dati che diventano ogni giorno più drammatici e allarmanti, soprattutto dopo la crisi economica che speriamo che oggi è alle nostre spalle. Recentemente il Banco Farmaceutico ha pubblicato un certo numero di dati che sono quanto mai interessanti da un lato, preoccupanti dall'altro, ma sono anche uno stimolo a fare di più. Cioè, nell'anno 2016 nell'arco solare abbiamo, Banco Farmaceutico, non noi, ha distribuito 1.800.000 confezioni di farmaci per un valore di circa 15 milioni di euro. Può sembrare tanto, può sembrare poco, sicuramente troppo poco, perché voi capite che 15 milioni di euro e 1.800.000 confezioni sono poca cosa, però è un qualche cosa che stiamo andando avanti, e la progressione è estremamente interessante, perché la compartecipazione da un lato è soprattutto importante, perché questo come argomento sociale, perché non dimentichiamo che una grossa parte dei farmaci vengono donati dalla popolazione andando in farmacia e comprando per un determinato numero di confezioni che poi verranno devolute al banco. Dall'altra parte ci sono le aziende che hanno contribuito in questi anni donando sempre di più dei prodotti che sono destinati al banco, ma anche sono stati destinati ad emergenze internazionali come quella della carenza di farmaci in Grecia, e mi pare di poter dire di alcune settimane fa, quando un signore che è qui mi ha chiamato: senti, c'è un problema in Afghanistan, vedete darci una mano, e qualcosa è stato fatto, non so risultato, per un giorno me lo dirai, che cosa abbiamo raccolto per un ospedale pediatrico in Afghanistan. Ecco, l'aereo è partito ieri, come vedete, basta, cioè, l'industria, e qui indipendentemente dal colore, cioè noi abbiamo dei cugini che sono quelli grossi, che sono quelli che appartengono alla farmindustria e sono molto più potenti di noi, siamo una più piccola realtà, ma siamo sempre nel campo dell'industria farmaceutica. Comunque l'industria, quando viene chiamata, e Sergio Dagnotti potrà testimoniarlo, quando veniamo chiamati noi reagiamo prontamente. Però questo non è sufficiente, non sono sufficienti il 1.800.000 di confezioni, eccetera, eccetera. Perché? Perché noi dobbiamo tenere conto della realtà italiana e internazionale, dove la fragilità degli ultimi è sempre più, come abbiamo visto dai numeri che ci sono stati presentati, è sempre di più in aumento. Noi, essendo uomini di aziende, uomini di industria, siamo abbastanza pratici, e quindi che cosa possiamo fare? Adesso io non voglio togliere la parola alla signora che sta accanto, perché
però devo dire una cosa, ha fatto un'operazione, ha condotto a termine un'operazione eccezionale, perché ha portato a termine la legge antispreco in modo tale da permettere a una serie di organizzazioni, adesso non ONLUS eccetera eccetera, di poter destinare a chi ne ha bisogno alimenti e farmaci. No, devo dire che sono particolarmente felice, orgoglioso, usato il termine, di essere qui accanto a questa, a lei, perché non è, perché ci abbiamo messo anni. Gradnik, che è qui davanti, quanti anni fa ho detto che bisogna cercare di portare i farmaci agli enti di carità, alle ONLUS, perché possano essere distribuite. Adesso io mi auguro e poi spero che ci dirà qualcosa di positivo per quanto riguarda almeno i decreti attuativi. Per quanto riguarda i decreti attuativi, che secondo me possono essere sintetizzati in modo molto semplice per quanto ci riguarda, si tratta di mettere a disposizione di quest'ente, di questa organizzazione, una persona qualificata, che abbia la qualifica, quindi nella fattispecie mi rivolgo sempre ai due signori che sono seduti laggiù, che sono i farmacisti. I farmacisti dovrebbero farsi carico di Federfarma, non i farmacisti, Federfarma, di allocare in modo estemporaneo, non continuativo, uno, due, tre volte alla settimana presso queste organizzazioni un farmacista, magari anche che è andato in pensione o che voglia fare del volontariato, in modo tale che possa, primo, procedere alla presa in carico del farmaco, perché non lo posso fare io, non lo possiamo fare noi normalmente. Secondo, la gestione, dove deve essere conservato, come, perché, eccetera, eccetera. E terzo, per la dispensazione. Se noi riuscissimo a chiudere questo cerchio, direi che l'80% dei problemi delle ONLUS è risolto. Perché sono lì, poi qualcun altro può smentirmi, ma dalla mia esperienza e da quello che mi è stato raccontato dagli amici del banco farmaceutico, si incaglia sempre lì. Cioè noi, aziende farmaceutiche, finché siamo i farmaci da banco il problema non sussiste, ma se dovessimo dare un semplice antibiotico, che se uno di noi tutti andiamo in farmacia ce lo dà senza ricetta, questo non si può dire ma lo dico, però se riusciamo a mettere nella farmacia un farmacista, tutto questo, quindi le aziende potranno veicolare anche i farmaci più importanti, più significativi e che curano soprattutto le patologie più interessanti, più gravi, dove chi non ha accesso alle cure molto spesso non ci arriva. Veniamo ad altre considerazioni molto 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 pratiche. È stato citato il titolo quinto. Dal 2001 la sanità italiana non è più unica, ma è divisa in 22 stati, cioè ci sono 22 popolazioni diverse che afferiscono e possono godere di una sanità diversa una dall'altra, alcune più migliori, alcune peggiori, e questo non è costituzionalmente accettabile. Cioè i cittadini italiani, mi pare nei primi capitoli della Costituzione, sono tutti uguali, ma evidentemente il titolo quinto non ha buttato all'aria questa uguaglianza. Uguaglianza che francamente non è accettabile, anche perché non si capisce perché i vari cittadini non possono avere accesso alle stesse cure, agli stessi farmaci, indipendentemente dalla regione a cui appartengono. Quindi questo è un problema grosso, c'è stata la volontà politica di mettere mano, ma ci sta girando intorno, e sicuramente io almeno la soluzione non la vedo nei prossimi anni. Ci sono altre considerazioni che abbiamo fatto a livello come proposta industriale al tavolo della farmaceutica, è quella di creare delle fasce di reddito per cui sotto una soglia i tickets quantomeno non si pagano, punto, perché
se immaginate, se noi dovessimo togliere i ticket, la popolazione che ha un reddito al di sotto di euro X ha l'accesso gratuito a tutti i farmaci. Oggi questo non è, perché in alcune regioni bisogna pagare i ticket, ci sono delle limitazioni, eccetera, eccetera. Quindi questa è un'altra proposta che io alla politica ribadisco, ribadirei, perché noi non possiamo tollerare che ci sono delle fasce, come abbiamo visto, di popolazione che sono in povertà e che non riescono a curarsi. Questo, ripeto, non è anche ammissibile in uno Stato che dichiari di avere una sanità universalistica. Questo è una contraddizione in termini. O lo dai a tutti gratuitamente o non lo dai. Evidentemente bisogna fare dei distinguo per questioni puramente di censo. Poi c'è un'altra considerazione che mi sorge soprattutto per quanto riguarda i pazienti anziani, ed è quella della reperibilità o della disponibilità dei farmaci. In alcune regioni, in alcune province si è instaurato un sistema per cui l'anziano non può andare in farmacia a prendersi il farmaco che il medico gli ha prescritto. Deve andare all'ASL, molto spesso deve fare dei chilometri. Adesso non ricordo, ma se in regione sono stati dei casi emblematici l'anno scorso, mi pare proprio qui in Romagna, dove ci sono state delle distorsioni molto 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 pesanti, per cui un disagio enorme, ripeto, in alcune regioni dove questo è accaduto. Cioè io sono del comparto industriale, non faccio parte di Federpharma, però ritengo che tutti i farmaci a disposizione degli italiani debbano rientrare nella farmacia, perché la farmacia, come da sempre ci vediamo, è il primo presidio per quanto riguarda la risposta alla salute. Quindi dovrebbero anche qui, non bisogna permettere che i cittadini debbano recarsi a destra e a sinistra per prendere dei farmaci di cui hanno il diritto. Quindi cerchiamo di ribadire questo sempre, mi rivolgo alla gentile signora che è accanto a me, perché si faccia carico di queste istanze. Solo una precisazione per evitare ipocrisie da un lato, e che una volta per tutte, almeno in questo contesto, si chiarisca una cosa. Per quanto riguarda la riforma del titolo quinto, la riforma del titolo quinto è stata bocciata con il referendum. Col sì non si risolve un tubo, però oggi non staremmo a parlare che nella regione si sta meglio e quell'altra si sta peggio. Poco fa ho detto che io la riforma non la vedrò, proprio anche perché il titolo quinto è stato introdotto nel 2001, sono passati 15 anni al 2016, se tanto mi dà tanto ci vogliono altri 15 anni perché se ne riparli. Quindi abbiate pazienza e fiducia.